Questa mattina nella chiesa di Sant'Antonio a via Diocleziano, nel quartiere di Fuorigrotta, l'ultimo saluto a Livia Barbato, la fidanzata del folle della tangenziale, Nello Mormile, morta in seguito all'incidente provocato dal giovane DJ alle prime luci dell'alba dello scorso sabato. La salma è stata accolta tra le lacrime di commozione e le urla di dolore della folla radunata in strada, tutti in silenzio prima dell'avvio della funzione che ha avuto inizio alle 9:30. Amici e conoscenti all'esterno della chiesa infatti hanno ceduto alle lacrime solo in pochi momenti durante la cerimonia funebre. E intanto gli investigatori della Polizia Stradale di Napoli che indagano sull'incidente stanno cercando di ricostruire le ore precedenti alla tragedia per individuare gli elementi utili a far luce sull'accaduto. Mormile quella tragica mattina ha fatto inversione a U sulla tangenziale e percorso ben 5 km contromano, molti dei quali affari spenti con la sua Renault Clio prima di scontrarsi frontalmente con la Fiat Panda guidata da Miranda. Intanto si attendono i risultati degli esami tossicologici che dovranno rivelare se Mormile avesse o meno assunto sostanze stupefacenti. Il DJ di sicuro era ubriaco quando ha effettuato la paurosa manovra, così come risulta dagli esami eseguiti sul posto. L'uomo è ricoverato all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta per una duplice frattura. Ieri è stato sottoposto all'interrogatorio di garanzia durante il quale si è avvalso della facoltà di non rispondere e accusato di duplice omicidio volontario. Travestiti da rappresentanti delle forze dell'ordine mettevano a segno furti e rapine in abitazioni esibendo falsi decreti di perquisizioni. Due bande di malviventi che usavano lo stesso modus operandi sono state sgominate dai carabinieri di Napoli. 13 gli arresti. Entrati in casa, rovistavano le stanze e i mobili per portare via soldi e oggetti di valore. Una rapina è stata immortalata anche dalla videosorveglianza, grazie alle immagini identificate i malfattori e i loro complici. Commentando l'operazione che ha consentito ai carabinieri di sgominare una banda di criminali dedita ai furti, soddisfazione è stata espressa dal comandante provinciale dell'arma, il generale Antonio De Vita, perché i furti e le rapine in abitazione rappresentano uno dei fattori che maggiormente incide in termini negativi sulla percezione del livello di sicurezza nella comunità. Gli arresti di oggi, ha proseguito De Vita, costituiscono infatti una rapida e adeguata capacità di risposta data sinergicamente dalla magistratura e dalle forze dell'ordine. Un vero e proprio disastro, così il governatore Vincenzo De Luca ha definito la gestione dei fondi europei da parte del precedente governo regionale negli ultimi 3 anni e mezzo. Convocato dal sottosegretario allo sviluppo economico Claudio De Vincenti, la nuova giunta cercherà delle soluzioni per non restituire circa 2 miliardi di fondi di Bruxelles. Ci sono due punti di particolare delicatezza, quello che riguarda l'accelerazione della spesa che riguarda 530 comuni, che non riusciranno, per una scelta francamente irresponsabile che è stata fatta, a certificare la spesa entro dicembre del 2015 e quindi rischiano di perdere i fondi europei e di dover coprire con fondi di bilancio il costo delle opere e quindi rischiano di andare in dissesto se non c'è una proroga nazionale. E poi c'è il problema dei grandi progetti che su 2 miliardi e mezzo di euro calcolati vedono un impegno di spesa di 800 milioni. Questi sono i dati finali, al di là, ripeto, delle frottole che sentiamo girare. Sotto accusa i decreti sponda effettuati verso progetti comunali già avviati e che metterebbero a rischio i bilanci dei paesi campani. Nella convenzione che firma il sindaco quando viene con la fascia tricolore, il sindaco si impegna a coprire con fondi di bilancio eventuali decertificazioni della spesa. Dunque, la situazione è questa. Molti, decine e decine di comuni si stanno rivolgendo a noi per sapere che cosa devono fare, noi non abbiamo risposta, perché ovviamente il meccanismo è noto, la grandissima parte non riuscirà a completare i lavori entro dicembre 2015 e meno che mai a certificarli, perché devi non solo completare i lavori, poi ci vogliono un mese, 2 mesi per fare i collaudi tecnici ed amministrativi per poter avere poi la certificazione della spesa. Soluzioni immediate anche per le ecoballe, ha dichiarato De Luca, risolvendo la controversia della proprietà tra FIBE e Stato italiano. E sui tagli annunciati da Roma alla sanità pubblica, ecco l'opinione del governatore. Credo invece che ci siano margini rilevanti per risparmiare sulle ruberie, sul parassitismo,
sulle forniture di prodotti sanitari, farmaceutici, sulle prestazioni inappropriate o rigonfiate, analisi fatte due volte o tre volte, radiografie fatte cinque volte quando non è utile. Quindi mettiamola così, lasciando intoccato il livello dei servizi alla persona, su tutto il resto ragioneremo per eliminare le aree di parassitismo. Parlare con i ragazzi, spiegare, raccontare i pericoli delle droghe con serietà e serenità. Questo è l'unico modo per salvaguardarli rispetto alle droghe, alle cosiddette nuove droghe, di cui in questi giorni si parla molto. L'esperienza di Francesca Auriemma, responsabile di un CERT molto attivo, quello dell'ASL Napoli 1, collocato nel ventre dello Stadio San Paolo, sottolinea questo aspetto. Noi CERT nel servizio pubblico ci occupiamo anche della prevenzione, andiamo nelle scuole, nei licei, nelle scuole superiori, negli istituti tecnici a fare prevenzione. Per me è sempre su questo punto che dovremmo cercare di fare di più, cioè nella conoscenza delle diverse sostanze, senza però falsi moralismi o pregiudizi. Non solo amnesia, il cui allarme è ancora tutto da verificare, ma anche droghe inattese come quella somministrata ai puro sangue. Potremmo dire che l'amnesia, la chetamina, queste droghe sintetiche sono droghe che senz'altro sono presenti nel mondo giovanile, quindi a volte possono verificarsi casi di persone che vengono qui, ma in generale poi vengono anche perché comunque poliassuntori, e nella loro storia clinica noi riscontriamo anche l'utilizzo per determinati periodi di tempo della chetamina, che è un anestetico per cavalli, così come probabilmente anche queste nuove la marijuana cosiddetta sintetizzata di nuovo approccio, tra cui anche probabilmente l'amnesia, però sono sicuramente delle situazioni parallele, non specifiche della patologia per cui poi vengono qua. L'età media dei tossicodipendenti resta la stessa, l'allarme reale resta legato all'uso di cocaina ed eroina che, associate all'alcol, continuano a distruggere migliaia di vite ogni anno. Per il passato, ad esempio, noi una decina d'anni fa abbiamo riscontrato con il Cobret, con questa eroina fumata, scarti di eroina fumata, abbiamo riscontrato per il passato un abbassamento notevole dell'età. Però oggi, devo dire la verità, si è tornato un'altra volta ad una condizione di un'età media dai 30, diciamo dai 20 ai 40, anche 50 anni, perché poi considerate che nei servizi c'è sempre anche tutta una serie di tossicodipendenti che, con orgoglio dico, vengono comunque, proseguono il loro andamento nel CERT con alti e bassi, che generalmente sono a farmaco sostitutivo tipo metadone o buprenorfina, perché di per sé partono come eroinomani, ma che poi nel corso della loro vita possono avvicinare anche alla cocaina o altre sostanze. Continua il trend di ripresa del turismo internazionale. Complice la lieve diminuzione dei dati di crisi nei paesi occidentali, il ceto medio torna a spendere per le vacanze. Anche gli italiani riprendono i loro classici iter di luglio ed agosto, forse con minor ferie a disposizione, ma con maggiore voglia di relax. A condizionare le scelte vacanziere non solo costi e distanze, ma anche la situazione politica internazionale e il clima. I napoletani non fanno eccezione e, nonostante le bellezze locali, si concederanno qualche giorno fuori regione, magari approfittando di un last minute. Ascoltiamo Luigi Guarino, titolare dell'agenzia di viaggi Free Tour nella zona ospedaliera di Napoli. Sono l'Italia, la Calabria in particolar modo, Grecia, Spagna e Croazia. Sicuramente la Calabria viene scelta come una questione di risparmio, perché offre il miglior rapporto qualità-prezzo. Per quanto riguarda le mete estere, quali Grecia, Spagna e Croazia, in questo periodo storico vengono scelte prevalentemente per una questione di sicurezza. Le last minute se ne effettuano, ci sono, ce ne sono tantissime, ma bisogna sapere che i last minute vengono prevalentemente fatti sulle quelle destinazioni dove ci sono tantissimi voli disponibili. In questo preciso momento storico sono tantissimi last minute sull'Egitto. Fortunatamente c'è una lenta ripresa e fortunatamente gli italiani continuano a viaggiare, e continuate a farlo perché sono i soldi migliori che si possono spendere.
Crescenzio Sepe benedice la stagione azzurra. L'arcivescovo di Napoli ha celebrato la Santa Messa, come ogni anno, sul campo di Dimaro. Alla funzione hanno assistito il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, lo staff tecnico al completo e la squadra, ai quali il cardinale ha rivolto il suo messaggio più profondo e bene augurante. All'inizio di una nuova avventura, come può essere un anno calcistico, ha detto il vescovo, l'auspicio di ognuno è sempre quello di cercare la realizzazione di un sogno o dei propri desideri. Il mio augurio, ha proseguito Sepe, è che questo sia un cammino all'insegna dei grandi valori che la squadra vuole esprimere sia sportivamente che umanamente. Essere squadra significa stare insieme per raggiungere traguardi e realizzare quelle potenzialità che il Signore ha donato. Poi il cardinale ha scherzato con Aurelio De Laurentiis. Ringrazio il presidente per aver reso possibile, insieme a tutte le istituzioni del Trentino, questa nostra riunione qui a Dimaro. E lo ringrazio per quello che fa per la Chiesa e per le sue iniziative di solidarietà verso la diocesi. Poi il regalo annuale, la maglietta del Napoli con il nome scritto dietro. Crescenzio Sepe, numero 1. Il miracolo lo facciamo tutti quanti, a cominciare da San Gennaro. Esatto. Cominciare dal presidente, che sta facendo parecchi miracoli, no? Diciamo che ce la sta mettendo veramente tutta. E San Maurizio. Con questo... San Maurizio Sacro. Eppure, sì, non lo so. E certamente è molto, vedete, tutto sta insieme, perché non è che sono dei compartimenti stagni. Il presidente, sì, è presidente, è un grande presidente, ma da solo come fa? Poi ci vuole un ottimo mister, no? E l'ha saputo scegliere, perché ho avuto un'ottima impressione. Poi ci vuole la squadra e poi ci vogliono i tifosi. Se insieme abbiamo tutti poi la stessa preoccupazione, ci aiutiamo, allora diciamo che i risultati si possono vedere, si possono realizzare. Dalle medaglie vinte sulla pedana al riconoscimento consegnato dalla propria città, il Comune di Napoli, nella persona del sindaco Luigi De Magistris e dell'assessore allo sport Ciro Borriello, ha consegnato delle targhe agli atleti campioni al mondiale di scherma in Russia e agli europei in Azerbaigian. A riceverle Diego Chiuzzi, già oro olimpico a Londra 2012, e Luca Curatoli, campioni della sciabola a squadre ai mondiali, Massimiliano Murolo e Giovanni Repetti, oro a squadre agli europei, e Rebecca Gargano, argento nella sciabola femminile a squadre in Azerbaigian. Ascoltiamo il sindaco e l'atleta Diego Chiuzzi. Sono veramente campioni nello sport e nella vita, che ci hanno regalato soddisfazioni enormi a Baku in Azerbaigian e poi da ultimo a Mosca, l'eccellenza della scherma della nostra città. Una tradizione che va avanti da tempo, giovani, giovanissimi, e poi li apprezzo particolarmente anche perché sono donne e uomini che fanno cose importanti nella nostra città, non solo nello sport ma anche nella vita sociale. Sono veramente un esempio e noi ne siamo felici. Oggi abbiamo dato un riconoscimento come città di Napoli per gli straordinari successi ottenuti. Ma io l'ultima volta che ero venuto qui era dopo Londra, e oggi dopo 3 anni mi ritrovo qua in questo splendido palazzo per festeggiare questi campionati del mondo, che la vittoria dei campionati del mondo a squadre che mancava da 20 anni, diciamo, a Napoli, perché comunque come 20 anni fa anche oggi la metà della squadra è napoletana, e quindi riportiamo almeno la metà della medaglia a casa. È una bella emozione, vuol dire che durante l'anno abbiamo lavorato bene, anche se poteva andare meglio nella parte individuale, nella gara individuale, però sono veramente molto felice di poter festeggiare questa medaglia d'oro.